Oggi vediamo il problema del dimensionamento di travi, scritte snelle, vedremo cosa significa travi snelle, con carico di punta. È un problema abbastanza comune. Il caso classico nell'ingegneria civile è per esempio quella dei pilastri in acciaio di un capannone, di un tetto, per il quale si ha collasso non al carico di serramento del materiale, ma dei carichi inferiori. Cioè si ha collasso per instabilità elastica. Il fenomeno si verifica generalmente quando queste travi sono sottoposte a compressione. Di solito avete scritto che la sigma è uguale a il carico applicato in isolarea. Quando questa sigma raggiungeva il carico di serramento del materiale a compressione, la trave veniva considerata collassata. Nella realtà, in funzione della geometria della trave, il collasso della trave avviene a valori più bassi di questo sigma, prima di raggiungere lo serramento. Addirittura in campo lineare elastico può avvenire il cedimento della trave. È un fenomeno che è legato essenzialmente alle caratteristiche geometriche della trave e di rigidezza. La rigidezza è rappresentata dal modulo di Young e dalle dimensioni geometriche. Tenete presente che questo problema è importante perché il collasso del componente avviene in maniera improvvisa e senza alcun preavviso. Gli esempi dal punto di vista dell'ingegneria meccanica sono tanti. Può essere per esempio una chiave di biella, una molla d'elica, una linea di trasmissione. C'è una situazione in cui io impongo un carico di compressione, la trave è fatta in modo che soggetta al carico di compressione si piega per instabilità elastica a carichi al di sotto di quelli critici, di quelli limite. In queste condizioni parliamo di instabilità elastica. Forse un esempio classico lo potete avere sotto gli occhi, perché magari qualcuno di voi ha provato a schiacciare una lattina di Coca-Cola, ha provato a schiacciarla piena, ha provato a schiacciarla vuota, gli effetti sono diversi. Si ha il fenomeno cosiddetto di buckling, cioè vale a dire la lattina si piega per instabilità elastica. In sostanza quello che voglio dire è questo: voi solitamente avete visto che una trave tra virgolette tozza, cioè una trave corta sottoposta a compressione, io la comprimo, si allarga un po' dai lati e si accorcia, si rompe. Questo per il materiale duro, il materiale fragile si romperà in qualche modo quando questo sigma raggiunge dei carichi limite, che può essere lo snodamento o la rottura. Nel nostro caso non avviene questo, nel nostro caso se ho una trave tra virgolette snella, poi vediamo che vuol dire, cioè molto lunga, in cui una dimensione che è la lunghezza è molto più grande della sezione della trave, questa trave sottoposta a carico di compressione si piega per valori più bassi di quelli critici del materiale. C'è poi una situazione intermedia che vedremo quando è definita. Quindi nella progettazione bisogna tener conto di questo fenomeno. Esempio classico, supponiamo che io devo mettere un tetto su quattro pilastri
conosco il peso del tetto, conosco il peso massimo che deve reggere, per esempio in una situazione di neve, distribuisco il peso per questi quattro pilastri e faccio in modo che l'area sia tale da reggere il peso di ciascun pilastro. Però devo tener conto della lunghezza di questi pilastri, perché se sono lunghi, sono in questa situazione, il pilastro non cede al limite del materiale, ma cede per l'instabilità elastica. Quindi devo essere in grado di quantificare questa instabilità elastica, in qualche modo di calcolarla questa instabilità elastica. Domande fin qui? E non posso andare a determinarla con la classica formula sigma uguale a carico diviso area. Dal punto di vista sperimentale, si è visto proprio questo fenomeno, che è quello del buckling, cioè si ha questo ingobbamento. Si carica sulla punta, l'asta si piega. E perché secondo voi si chiama instabilità elastica? Perché c'è un limite oltre il quale quella trave si rompe con carichi piccoli. Cioè molto al di sotto del limite di resistenza del tubo. Quale può essere un esempio di configurazione tipica? Non so se avete sentito parlare della trave di Euler. Considerate un'asta con vincolo isostatico, in questo caso, per cui carrello e cerniera, sottoposta a compressione. Facciamo delle ipotesi semplificative. Trave perfettamente rettilinea, sollecitata a compressione, carico perfettamente lungo l'asse della trave, sono condizioni limite ovviamente ideali. Materiale omogeneo e isotropo, tensioni al di sotto del limite elastico, cioè vuol dire che non solo che non ho superato lo slanciamento, ma non ho superato neanche il limite elastico. Sto in campo lineare elastico del materiale. Queste sono le ipotesi di partenza. Potete anche la figura, potete anche farla in questo modo, è la stessa cosa, scusatemi. Potete anche rappresentarla così, è la stessa cosa. Va bene? Forse è una figura che avete visto meglio. L'unica cosa è che il carico non è normale all'asse, ma è proprio sull'asse della trave. Quello che succede, è ricordato qui, se vado a considerare un generico elemento, quando la trave si comincia a piegare c'è anche l'insorgere di un momento. Il momento è dato da la forza P per il braccio Y, in cui Y rappresenta la coordinata orizzontale, X la coordinata verticale, quindi il carico è lungo X, per cui il momento è dato dal carico P per la distanza Y. Se vado a fare l'equilibrio in questo punto, questo momento qui, in questo punto che ho riportato qui nel generico elementino, il momento è dato da questa espressione. E definiamo come carico critico il carico limite oltre il quale un minimo movimento dell'asta porta al collasso della struttura.
Io carico, quella si piega un po', non succede nulla. Si piega un altro poco e quella collassa immediatamente. Quindi quel carico limite, vedetelo come il limite della stabilità elastica. Avete visto la fisica, avete fatto le condizioni di instabilità o stabilità con la famosa pallina che sta nella parte concava della curva, nella parte convessa. Poi immaginate che il vostro limite, pi critico, è il limite superato il quale non c'è più stabilità elastica e quindi la struttura collassa. Quello è il caso. Rappresenta il limite superato il quale la trave collassa. E voglio capire quanto vale questo carico critico. Se provate a riscrivere l'equazione della trave, qui a sinistra avete il momento flettente, che abbiamo detto che è uguale al carico P per la distanza dall'asse X, quindi forza per il braccio. L'equazione, la curvatura della trave l'avete scritta come 1 su rho, che è il raggio di curvatura della trave, uguale al momento flettente diviso modulo di Young per il momento di inerzia della sezione. Pertanto l'equazione del momento è un'equazione differenziale del secondo ordine, che può essere riscritta in questo modo, e quindi viene questa, che è un'equazione differenziale del moto armonico. È una cosa che dovreste aver già visto a scienza, la rivediamo. Cioè, in sostanza, è l'equazione della trave più il momento esterno applicato. La soluzione classica di un'equazione differenziale del secondo ordine di questo tipo è rappresentata da questa espressione, ve la ricordate? Qui omega per me vale radice di P e per I. Ovviamente A e B dipenderanno dalle condizioni al contorno. E per me le condizioni al contorno quali sono? Le condizioni di vincolo della trave caricata. Vi vedo perplessi, domande? Quindi, se io ho un vincolo di cerniera, per esempio, so che gli spostamenti sono nulli, sono consentite solo le rotazioni. Lì dove c'è il carrello c'è un solo spostamento consentito, che è quello lungo l'asse della trave, gli altri sono nulli, le rotazioni sono consentite, giusto? Quindi applicando queste condizioni al contorno riesco a trovare quali sono A e B. Quello che viene fuori in questo caso particolare, e lo rivedremo tra poco in dettaglio, è che il carico critico è funzione del modulo di Young, del momento di inerzia della sezione, della lunghezza della trave. Questo termine qui, se riflettete un attimo, rappresenta la rigidezza della trave. Questi termini qui sono soltanto i termini periodici, a me basta il primo periodo per avere rottura, cioè K uguale a 1, chiaro? Questo è un moto armonico che si ripete, mi basta la prima armonica che arriva a questo valore per avere rottura. Ho messo K perché è ripetitivo, K è 1, 2, 3, 4, ok? Quindi, quando è che la trave collassa? Quando il mio carico applicato esternamente raggiunge questo valore. Vedete, del materiale c'è soltanto il modulo di Young,
non ho riportato carichi di snervamento o di rottura. Pertanto è una condizione legata alla rigidezza della struttura e quindi modulo di Young del materiale, ma prevalentemente fattori geometrici, sezione e lunghezza. Chiaro? Allora, come vi dicevo, quindi questa espressione è quella che mi dà il carico critico. Volendo riportarla in funzione di sigma, basta ricordare che il carico P diviso l'area mi dà sigma, quindi l'espressione della legge di Euler è quella che vedete, dove un diviso per l'area in sostanza, e poi introducendo la curvatura ρ e ricordando che il momento di inerzia era il momento statico per la curvatura, che voi, sono cose che voi conoscete benissimo dall'esperienza, mi sono andato a riscrivere la formula in funzione di questo parametro L su ρ, dove L è la lunghezza, ρ è la curvatura della trave per effetto del carico, che mi rappresenta ρ, scusate, il raggio di inerzia di A. Che mi rappresenta quello che si chiama rapporto di snellezza. Perché questo? Siccome vi ho detto che questo è un fenomeno che riguarda la geometria della figura, in particolare le travi che hanno una dimensione più grande delle altre, mi serviva un parametro per poter confrontare queste dimensioni. E quindi vado a confrontare quello che è la lunghezza della trave con il raggio di inerzia della sezione. Per cui se questa L è molto più grande di ρ, ho una trave snella. Se L e ρ sono comparabili, ho una trave tozza. Avrò delle situazioni intermedie che dovrò giudicare volta per volta. E adesso vedremo come si può fare. Attenzione, questa sigma che vedete, che è la sigma critica della, la sigma critica della trave snella, cioè della configurazione particolare che è, non del materiale, chiaro? Perché dipende fortemente dalla geometria con cui ho a che fare. Quindi alle stesse dimensioni della sigma, cioè il megapascal, ma è la resistenza dell'asta specifica che sto considerando, non del materiale, perché dentro ci sono le dimensioni dell'asta, dentro il valore di sigma. Quindi dipende fortemente dalla geometria quella sigma critica che vedete. Infatti, faccio un esempio, se io raddoppio la lunghezza, raddoppio L, vedete la sigma critica diminuisce di molto, è la sigma critica dell'asta, non del materiale. Se io ho un'asta di acciaio al carbonio che ha un carico di snervamento per esempio di 250 MPa, il fatto che io raddoppio la lunghezza, la sigma critica mi diminuisce, ma il carico di snervamento del materiale è sempre quello. Chiaro? Quindi questa sigma è dovuta alla configurazione in particolare. Per cui, e qui questa è la parte importante, loro volta a rimarcare, questa sigma critica dipende solo dal modulo di elasticità e dalla snellezza, non dal carico di snellamento del materiale che qui è fatta l'asta. Quindi il materiale ci serve solo come per le informazioni provenienti dal materiale, quello che ci serve è il modulo di Young, la rigidezza. Se io volessi riportare quella formula lì in un diagramma in cui c'ho sigma in ordinata e la snellezza L su ρ in ascisse, quella è un'equazione, che equazione è quella? Secondo voi? Che equazione è? Y uguale a una costante diviso x al quadrato, è un iperbole. È l'equazione di un iperbole. Sarebbe questa curva verde, che non si vede bene, ma sarebbe questa curva qui.
in cui qui ho portato L sul Rho e qui ho portato la sigma. Attenzione però, che quella curva va tagliata per esempio all'osservamento del materiale. Perché è chiaro che non possa avere sigma critico, non può mai essere più alto dell'osservamento. Perché se la trave è tozza, a un certo punto la mia sigma critica raggiungerà il valore dell'osservamento. Quindi a quel punto io rompo per osservamento, non più per instabilità elastica. Quindi supponendo di avere un materiale che ha un carico di osservamento di 250 MPa, taglio la curva qui, quindi questa rossa rappresenta la curva di Eulero. Come si usa questa curva secondo voi? Tutti i punti, tutte le coppie L su Rho, sigma, sigma che stanno sotto questa curva sono punti di non rottura. Tutti i punti che stanno sopra sono punti di rottura. Questo mi rappresenta il mio sigma critico. Questa formula ha dei limiti, poi lo vedremo, e ha dei limiti in particolare in questa zona. Lo vedremo tra poco. Quindi, se io ho un'asta con carico di punta, se la sigma applicata ricade sotto questa curva in funzione del rapporto lunghezza raggio di inerzia della sezione, io non ho rottura, non è critico per me quella sigma. Se vado sulla curva diventa critico, se supero la curva ho la rottura. Qui ci sono alcune curve di Eulero per materiali riportati, forse non è molto chiaro la figura ripresa dallo Shigley questa. Ci sono due materiali, uno è un materiale con circa 71 GPa di modulo di Young, quindi un alluminio, questo è un acciaio che ha 203 modulo di Young. Vedete, la formula di Eulero dà fondamentalmente lo stesso tipo di curva, okay. Quello che cambia è il valore del taglio all'osservamento, l'osservamento dell'acciaio è più alto di quello dell'alluminio e ovviamente anche qui i punti che stanno sotto la curva sono punti di non rottura, quelli che stanno fuori sono punti. Ovviamente, come vi dicevo, ci sono dei problemi nell'approssimarsi al carico di snervamento. Tenete presente che quella formula è funzione delle condizioni al contorno, abbiamo detto. Per cui questa curva, in funzione delle condizioni al contorno, cambia leggermente. Torniamo un attimo indietro. Le condizioni al contorno che cos'è che influenzano? Non il modulo di Young, non la sezione. Quello che mi cambia, e c'è, quindi si usa in generale una forma di Eulero modificata, quello che mi cambia è questa L qui. Per cui si parla di lunghezza effettiva della forma, nella forma di Eulero. Cioè la L che dovrò usare non è quella dell'asta to cure non caricata, ma è quella che mi viene fuori in funzione delle condizioni al contorno che io ho applicato. Vi faccio vedere. Il nostro caso era questo. In questo caso la L effettiva è proprio L, perché caso isostatico abbiamo la cerniera, abbiamo il carrello. Nel caso in cui le condizioni sono diverse, per esempio qui la trave è incastrata e lì c'è la cerniera, la L effettiva è più piccola e così via in funzione. Questo è per esempio libero sopra, incastrato sotto e via discorrendo. C'è un modo teorico per calcolare questo, che dipende ovviamente da quell'equazione che avete visto, perché io che devo fare? Prendo l'equazione armonica che ho calcolato, impongo le condizioni al contorno in funzione del vincolo, e l'abbiamo visto, se ho il carrello ho un solo spostamento, se ho l'incastro non ho né spostamenti né rotazioni, se è libera ho tutti gli spostamenti, sono cose che avete fatto sicuramente a scienze. Applicando queste vi viene una lunghezza effettiva un pochino diversa, e qui c'è il calcolo teorico. In realtà
ci sono delle normative che prescrivono, questa è la normativa dell'American Institute of Steel Construction, delle costruzioni in acciaio. In realtà queste sono normative che sono state emanate proprio per i pilastri in acciaio delle strutture, e questo ente che ha emanato queste normative consiglia di utilizzare queste lunghezze in funzione di queste tipologie di incastro. Anche questo è preso da un ciclo, ma si trova su qualunque libro, su qualunque normativa, su qualunque manuale. Come vedete, questo cambia, perché andando a ridurre la L qui, per esempio, significa che io su quel diagramma mi sto spostando un po' più a sinistra, se l'aumento mi sto spostando un po' più a destra, quindi se mi sposto un po' più a sinistra il carico critico è un po' più alto, se mi sposto un po' più a destra sulla curva di Orero il carico critico diventa più basso. Poi lo vedremo bene con un esercizio. Quindi, la prima cosa da fare quando vado a dimensionare un'asta è fissare le condizioni al contorno. Se sono aste saldate, la saldatura è paragonabile a un incastro. Se è imbullonato con una cerniera, ho la cerniera e via discorrendo. Quindi devo vedere qual è la mia condizione di vincolo. Faccio un esempio, la biella come è fissata? Ce l'avete in mente? Come è fissata la biella? Come c'è? Da un lato. Quindi io mi devo ricordare le condizioni al contorno. Quando vado a calcolare la sigma critica sull'asta della biella, devo vedere quali sono le condizioni di vincolo, e in base alle condizioni di vincolo userò la formula di Eulero con la L opportuna. Va bene? Lì dove c'è l'intersezione della rete di serramento con la curva di Eulero, si è visto sperimentalmente che ci sono state delle rotture anche qui, cioè si è visto che se io mi trovavo in questa condizione potevo avere delle rotture dal punto di vista sperimentale. Quindi probabilmente lì il modo di rappresentare il carico critico va un pochettino affinato. Di soluzioni ne sono state proposte varie. Una di queste la vedete rappresentata qui, in particolare io mi costruisco una parabola che parte dallo sterramento e tangente in un certo punto alla curva di Eulero, poi unisco le due curve, per cui la mia curva limite diventa questa. Sotto quella curva non rompo, sopra quella curva rompo. Per cui in sostanza io mi vado a costruire e a identificare un limite di snellezza che mi dice quando devo utilizzare la curva parabolica e quando invece devo utilizzare la curva di Eulero. Qui utilizzerò la curva di Eulero fino a qui, da qui in poi utilizzo questa curva parabolica, che adesso vi faccio vedere come si determina. E questa snellezza, questo rapporto a L, questo è sempre L su Rho, è scritto K ma è rappresentato. Questo rapporto di snellezza mi dice qual è il limite per usare l'una o l'altra. La curva parabolica si determina con un'equazione di una parabola, che è la parabola di Johnson, che è riportata qui. L'espressione è questa, vedete, c'è qualche termine in più rispetto a quello che avete visto prima, non facciamo alcuna dimostrazione al riguardo, la prendiamo così perché espressioni di questo tipo ce ne sono varie, poi ve ne faccio vedere anche un'altra. E il punto di tangenza tra la parabola di Johnson e la curva di Eulero è rappresentato da questa espressione. Pertanto l'insieme delle due curve mi consente di andare a stabilire quali sono i punti di rottura, cioè qual è la mia sigma critica della configurazione che sto considerando.
Anche queste formule comunque stanno sulla pagina del sito docente, se andate a scaricare quelle slide di qualche anno fa, comunque queste formule ci sono. C'è un errore nella formula della secante che va corretto, ma lo vedrete adesso. Quindi l'unione della curva di Euler e della parabola di Johnson mi dà, consente di avere con più precisione il valore del carico critico. Le curve quindi che vengono fuori, queste sono le stesse che avete visto prima, i due materiali alluminio e acciaio. La curva, questa era la parabola, questa è la curva di Euler tagliata allo sradamento, questa qui era la parabola di Johnson. L'unione delle due curve mi dà il limite della sigma critica. Domande fin qui? Allora, qui è un po' riassunto tutto quello che abbiamo detto. Tutta la parte al di sotto di questa curva è una zona di sicurezza. Fuori da questa curva io ho rottura. La curva, l'unione delle due curve, fin qui tratto rosso e Euler, qui la parabola di Johnson, mi dà qual è la zona di sicurezza per il dimensionamento dell'asta. Un'ultima cosa. Avete bisogno di tempo per fare la figura? Ok. Ovviamente c'è un altro modo, e lo vedremo tra poco, di affinare ulteriormente questa curva, e che consiste nel variare i coefficienti della parabola. Questo mi consente di modificare queste curve, di abbassarle un pochettino e quindi di introdurre dei parametri di ulteriore sicurezza. Sappiate che esistono, se nel caso li trovate sui manuali. Noi nel prossimo del corso ci fermeremo al discorso parabola di Johnson. Ovviamente i parametri da variare nella curva di Johnson sono il parametro A e il parametro B. Qui la sigma Y rappresenta il parametro A e invece questo termine rappresenta il parametro B. C'è anche un'altra formula, ve la faccio solo vedere, non la scrivete, sapete che esiste, in genere è molto utilizzata nelle costruzioni civili, in cui quando i carichi sono eccentrici, la trave è una configurazione particolare, ci sono delle formule più complicate, questa è quella della secante. Questo tiene conto del fatto che il carico P non sta sull'asse della trave che io sto considerando, sta fuori asse, c'è un carico eccentrico, noi l'abbiamo visto per il gancio, che vuol dire il fatto dell'eccentricità. Qui quindi vi comporta una serie di momenti flettenti e c'è un'espressione più complicata. Questo in realtà poi consente di andare a definire una serie di curve per il carico eccentrico, per cui succede che la vostra curva limite che stava qui sopra si abbassa piano piano man mano che questa eccentricità aumenta, e quindi questo mi garantisce maggiore sicurezza nella progettazione. Generalmente queste curve le trovate tabellate. Sono funzioni del materiale, ma sono di facile determinazione. Questi sono alcuni casi particolari di carico eccentrico. Tenete presente che con i nuovi strumenti di calcolo, gli elementi finiti, voi il problema ve lo potete direttamente simulare e quindi trovare direttamente con questi nuovi codici numerici qual è il vostro sigma critico. Non c'è neanche bisogno, che hanno questi codici, ovviamente hanno all'interno tutta una serie di formulazioni, tra cui quella di Euler, che vi consentono di scegliere i parametri in maniera tale da simulare il comportamento del vostro componente. Questo è per quanto riguarda la trave di Euler. Voi avete visto già
credo nel corso di chirurgia qualcosa sulla fatica, la capacità nominale. Avete sentito parlare anche di scorrimento di dislocazioni, di cricche che si muovono lungo i bordi dei grani. So che il professor Iacoviello alcune di queste cose ve l'ha già fatte vedere. Noi adesso vogliamo vedere questi effetti dal punto di vista della progettazione meccanica. Perché questo? Perché la maggior parte dei componenti meccanici si rompe per fatica, cioè vale a dire ha delle rotture che avvengono con l'uso, con carichi ripetuti nel tempo, e inoltre l'aspetto più problematico è che questi carichi sono al di sotto dei carichi limite del materiale. Mi spiego meglio. Noi abbiamo visto i criteri di rottura. Prendiamo un Mises. Noi abbiamo detto che un componente con dei carichi, quando tramite il criterio di Mises ottengo un sigma equivalente, confronto questo sigma equivalente con un sigma limite del materiale che mi proviene dalla prova di assiale, se il sigma equivalente è al di sotto di questo sigma limite, il componente non rompe. Questo è vero se quei carichi sono statici, sono monotonici. Metto il peso e lo lascio lì sul gancio. Ma se il peso, se il carico varia nel tempo, per cui per esempio passa da 0 a un certo valore, poi torna a 0 e poi a un altro valore, e questo si ripete con una certa frequenza, si è visto in realtà che i componenti meccanici rompono, e l'80% dei componenti meccanici rompe per fatica. Questo riguarda gli organi, i componenti, le strutture, e la cosa preoccupante, ecco perché si dà tanta importanza alla fatica, è che queste rotture avvengono senza preavviso. Prendete un materiale duttile, quando voi lo testate, fate la prova di tensione, tirandolo vedete che a un certo punto si forma il necking e poi vi si rompe il provino. Quindi avete un preavviso che si sta danneggiando il materiale. Con la fatica voi, osservando il componente, spesso non vedete nulla. Il componente vi sembra integro. Però poi, durante l'esercizio, si rompe. Con carichi per i quali non dovrebbe rompersi. Ho fatto la mia verifica statica, ho preso l'albero. Ricordate, abbiamo fatto un esercizio in cui abbiamo fatto il dimensionamento, abbiamo trovato il diametro D tale che con un fattore di sicurezza l'albero non si doveva rompere. I carichi lì erano statici, ho fatto la verifica e ho trovato quel diametro. Vado a usare quell'albero, a un certo punto l'albero nel tempo, usandolo nel tempo, si rompe. E questa rottura a questi carichi inferiori è dovuta proprio a quello che si chiama fatica. E ci se ne è accorti proprio in questo modo. Alcune rotture avvenute in ambito ferroviario, nell'Ottocento, di elementi che erano stati progettati per non rompersi, hanno generato tutta una serie di studi, in particolare chi si è occupato di queste cose all'inizio è stato Wöhler, che ha portato alla definizione di questo fenomeno. Quali sono i carichi ripetuti nel tempo che voi conoscete? Qui vi ho portato esempi di alcuni casi tipici di carichi su componenti meccanici. Vi faccio un esempio banale. Prendete il carrello di un aereo. Il carrello di un aereo, che tipi di carichi ha? Ha, quando sta sulla pista, il peso dell'aereo. Quando sta in volo, sta chiuso, zero. Quando a terra ha l'impatto perché arriva con una certa velocità. Quindi ha dei carichi aggiunti. Ma è un carico di tipo ciclico. Cioè questo carico si ripete nel tempo. Tant'è che dopo un certo numero di atterraggi
alcune componenti di questi aerei vengono esaminate ai raggi X, se viene trovato all'interno di un difetto viene sostituito. Quindi ho il sospetto che questa fatica abbia a che fare con dei difetti del materiale. Che vuol dire questo? Io penso che il professor Iacovello l'abbia già detto, l'avete già visto in metallurgia, queste cose, piccoli difetti nel materiale. Microcricche fanno sì che il componente, è vero che è caricato a dei carichi che sono inferiori allo standard, però localmente c'è un difetto. Se localmente c'è un difetto, lì dove c'è il difetto c'è una variazione geometrica. La variazione geometrica comporta un incremento delle tensioni. A livello microscopico questo incremento delle tensioni è tale che localmente nel materiale, nell'ambito microscopico, si genera una sovrattensione che fa sì che proprio in quel punto si superi lo snervamento. Quindi il difetto si allarga fino a formare una cricca. Con il carico ripetuto nel tempo, questa cricca si allarga sempre di più e diminuisce la sezione resistente. Quando la sezione resistente dell'elemento è tale da non resistere più neanche al carico statico, il componente si rompe. Chiaro? E può rompere in maniera fragile o in maniera inutile a seconda del materiale e dell'eruzione di carico. Questo è il fenomeno della fatica dei componenti. Questi carichi, ripetuti nel tempo, che sono più bassi, anche nei picchi massimi, sono più bassi del carico statico limite che io ho utilizzato nel dimensionamento, possono portare alla rottura del componente stesso. Qui ho riassunto più o meno quello che vi ho detto prima. Questo fenomeno di fatica viene studiato sia per i metallici, per i polimerici, i compositi. In realtà i fenomeni qui sono un pochino diversi, perché i materiali sono fatti in maniera diversa. Probabilmente non ha neanche senso parlare di vera e propria fatica, anzi c'è il fenomeno di rottura per carico ciclico, ma va affrontato in maniera diversa. Noi ci occuperemo soltanto di problematiche di fatica per i materiali metallici, che sono i componenti meccanici classici in ambito automotive, gli alberi, le molle, i cuscinetti, le strutture di carrozzeria e via discorso. La differenza fondamentale forse può essere rappresentata bene con questo grafico. Questa è la prova monotonica di trazione. Io tiro, piano piano, in maniera quasi statica, man mano che tiro, il provino, il componente, si allunga, a un certo punto, a un certo valore del tempo trascorso per tirarlo e del carico massimo raggiunto, il componente rompe. La rottura per fatica invece è dovuta a dei carichi ciclici che può rompere a un carico qualunque. E questo carico qui potrebbe essere al di sotto addirittura del carico lineare elastico. Per cui se io progetto la resistenza, vado a vedere, utilizzo i criteri di rottura, se progetto a fatica ho bisogno di qualche altro strumento. Forse avete visto in metallurgia qualcosa di questo genere, non so se la figura è particolarmente chiara qui. Questa è una puleggia di una Porsche e qui vedete una rottura per fatica del componente, forse qui si vede meglio. L'avete vista in metallurgia questo probabilmente. Questo è un tirante in cui vedete qui c'è una rottura di tipo fragile, e vuol dire che qui si è rotto quando la sezione non ce la faceva più resistere al carico. Qui avete una serie di linee che rappresentano quella che è la propagazione a fatica del difetto. La conformazione di queste linee, che sono dette linee di spiaggia in realtà, perché rappresentano proprio le linee che si fanno sulla spiaggia per effetto dell'onda del mare,
sono la successione dei cicli applicati a questo tirante, per cui questo ha sopportato questo carico per un certo periodo, magari che ne so, il carico è stato applicato 100.000 volte al tirante. Intanto che il carico veniva applicato, il difetto partendo da qui è piano piano avanzato su tutta la sezione, quando ha raggiunto un valore critico per cui la sezione non è più in grado di stare di carico, il tirante si è rotto. Questo è il fenomeno di fatica. Ora, io qui ripeto delle cose che forse avete visto. La rottura per fatica, come vi ho detto, può venire a venire fondamentalmente o per il fatto che si nuclea un difetto, che si genera per effetto dei carichi, e inizia in una zona di elevata sollecitazione. Per esempio, se io ho un intaglio, nella zona dell'intaglio potrebbe generarsi un difetto, perché lì c'ho già il sovraccarico. Questo difetto comincia a propagare fino a poi a portare al cedimento della sezione. Magari il difetto io lo posso introdurre nella lavorazione meccanica. Quando prendo il pezzo e lo lavoro al tornio, faccio un segno che mi fa da innesco per la nucleazione e per la formazione della parte. Oppure c'è già un difetto preesistente nel materiale, che può essere un'inclusione, per esempio. Che questa inclusione fa sì che lì ci sia una sollecitazione locale, questa inclusione fa allargare un certo difetto, questo difetto comincia a camminare per effetto dei carichi ripetuti e quindi il componente si rompe. Forse questa è una figura che conoscete. Qui è rappresentato un esempio di quello che vi ho detto, da un piccolo difetto superficiale, una scheggiatura superficiale, si è formato e nucleato un difetto, quindi c'è una prima fase di nucleazione. Il carico è normale a questa linea, a questa direzione, per cui c'è una prima fase di nucleazione e poi piano piano questo difetto propaga. Quando poi la sezione non è più in grado di reggere il carico applicato, quel difetto rompe. Un esempio classico è rappresentato dagli assali ferroviari. Avete visto quel disastro che è successo a Viareggio? Quell'assale ferroviario ha avuto un cedimento per fatica. Considerate il punto A. Qui. Il carico P è il peso del vagone. Ovviamente è distribuito sulle quattro ruote, quindi sarà un quarto del peso del vagone. Ogni P è il quarto del peso del vagone. Il carico P su quell'asse, quando il treno è fermo, statico, genera un momento flettente di questo tipo. Perché avete due carichi esterni, i due appoggi, e questo è il momento flettente che si va a generare. Ma il punto A, quando il treno è in movimento, ruota. Giusto? Ora, il momento flettente tende a far piegare. Io adesso esagero con le figure per farvi capire, sto facendo un'esagerazione. Questo assale tende a piegarsi in questo modo. Ho esagerato, Non è così, perché altrimenti il treno non camminerebbe. Sto esagerando per farvi capire. Questo punto A all'inizio sta qui, nella rotazione, quindi queste sono le fibre tese, queste sono le fibre compresse. A metà c'è l'asse neutro. La sigma di trazione è 0. Se io vado a guardare qui e guardo la sigma di trazione, che è in direzione uscente da questi cerchi, viene messo in qui. Nel punto A ho il massimo di trazione qui al tempo T1. Al tempo T2 sto sul piano dell'asse neutro. La sigma è 0. Diagramma a farfalla, ve lo ricordate? Qui nel tempo T3 sto sulle fibre di compressione, qui ho di nuovo 0, cioè il punto A, quello che vede il punto A
è un carico di questo tipo. Questa è la cosa più importante. Il punto A è un carico di questo tipo. Questo è T, questo è sigma. Vede, è un carico, parto da zero come se partissi da T3, da T4, va bene? Il carico che vede è un carico di tipo sinusoidale. In T4 è 0, qui sopra è T1, qui è T2 e qui è T3. Quindi parte da 0, ha un massimo di trazione, torna a 0, ha un minimo di compressione. Quindi è un carico ciclico, periodico nel tempo, che si ripete nel tempo. Giusto? Il carico che vede il punto A di trazione, considerando la distribuzione a farfalla, la sigma, è di questo tipo, e la sigma è uguale al momento flettente per la distanza massima, y, diviso il momento di inerzia della sezione. Abbiamo visto la formula conosciuta. Ovviamente quando questo sta in alto stiamo qui, quando questo è y massimo, per y minimo stiamo qui, per y 0 stiamo sulla sede, però quindi la sigma è 0. Quello che si è visto è che questi assali rompono anche per il valore di sigma più basso del carico lì, cioè le rotture dopo un certo tempo, cioè dopo una serie ripetuta di questi carichi, avvengono anche per un sigma minore del sigma limite del materiale dopo un certo tempo. E questo è il problema che dobbiamo affrontare nella progettazione. Quindi vi riassumo quello che ho detto prima. Il collasso avviene generalmente a carichi inferiori a quelli di snervamento del materiale. Il fenomeno è improvviso, senza segnali esterni visibili. Il carico viene applicato per un numero, per un certo tempo, un numero ampio di volte. Noi ci occuperemo della fatica, quella che si chiama ad alto numero di cicli. La fatica a basso numero di cicli, cioè carichi che vengono applicati poche volte, lo vedrete nel corso di costruzione di macchine. L'inizio della rottura, cioè è un fenomeno puramente locale. Comincia a rompere perché c'è un difetto locale nel componente, molto localizzato, a livello microscopico, più delle volte. Si è visto sperimentalmente che la maggior parte delle rotture comincia da discontinuità presenti nel componente, discontinuità di forma, di lavorazioni meccaniche, di composizione dei materiali e via discorrendo. Lì dove c'è una discontinuità potrebbe essere una base di innesco di cricca e quindi di rottura per fatica. Il primo che trattò compiutamente questo problema, Friedeller, il quale fece tutta una serie di prove proprio sul discorso simile agli assali ferroviari, quindi provino con un carico applicato qui, posto in rotazione, metto un peso qui, lo metto in rotazione, ottengo la stessa configurazione di momento flettente. Quello che a me interessa è la zona di momento semplice qui dentro. Il carico sul generico punto esterno è di tipo sinusoidale, quindi è questo, in cui c'è una sigma massima e una sigma minima, una sigma ampiezza che è questa, un carico medio che è nullo. Questa è la condizione di carico. Questa è la prova standard, la prova base di fatica. Questa è quella che si chiama flessione rotante, che vuol dire prendo questo provino con quel carico, lo faccio ruotare, sono nella condizione di flessione semplice,
ho una sigma, so calcolare la sigma di pressione sul provino perché mi viene fuori dal momento che è applicato, conto il numero di giri che il provino fa e quindi riesco a calcolare in funzione del numero di giri che il provino ha fatto quanto è la sigma di rottura, che a un certo punto il provino si romperà. Cambio il peso, lo faccio girare, a un certo punto il provino rompe, conosco la sigma, so a quanti giri si è rotto e via discorrendo. Quindi per ogni numero di giri io so a quale carico rompo, quindi riesco a costruire una curva che mi dia la sigma applicata in funzione del numero di cicli, del numero di giri che il provino ha fatto. Questa è la prova standard di fatica. Adesso vedremo che curva viene fuori. Un esempio di stridore di fatica, questo per il momento lo saltiamo, poi ci torniamo dopo con calma. Su quella parte degli aspetti ci dobbiamo, anche se credo che qualcosa abbiate già visto, sulle superfici di fatica. Quindi un generico carico di fatica che non sia quello che avete visto prima ha anche una componente di carico medio. Questa è la nomenclatura classica che si usa per lo studio di fatica. C'è un carico massimo, un carico minimo, un'ampiezza e un carico medio. Quello che avete visto prima è la condizione base delle prove di fatica, che è la condizione di pressione rotante, e un ciclo, quello di prima era un ciclo termosimmetrico e quindi il carico medio era nullo. Tenetelo a mente perché anche qui si verificherà quello che abbiamo visto con qualcosa di analogo che abbiamo visto con i criteri di rottura. Ho un tipo di prova sperimentale ma i carichi sono diversi. Quindi ho un tipo di prova sperimentale che ha un carico medio nullo, il carico generico potrebbe avere il carico medio non nullo, cioè le condizioni di carico che io possa avere sono le più generiche. Questo è il ciclo alterno simmetrico che ha R pari a meno 1, dove R è il rapporto tra il carico minimo e il carico massimo. Se il carico minimo è uguale a meno il carico massimo, io sono nella condizione di R pari a meno 1 e questo è il ciclo alterno simmetrico. Questo è quello che si usa nel fare le prove di fatica sul materiale, nel costruire quella che si chiama la curva di Rieder che vedremo tra poco. Questi sono i vari casi, vado dal carico statico a carichi dinamici variamente rappresentati. Allora, ritorniamo un attimo alle condizioni di cui abbiamo parlato prima, di quella che è la prova classica di fatica, che è la prova di flessione. Si è visto che nell'esecuzione di questo tipologia di prove, imponendo diversi carichi e contando il numero di cicli a rottura del componente, si è visto che è possibile riportare lo sforzo sigma applicato dopo il momento flettente sul provino e il numero di cicli a rottura, si è visto che è possibile ottenere una curva più o meno di questo tipo. Poi la analizzeremo meglio in dettaglio dopo. In realtà quello che emerge dal punto di vista sperimentale è che c'è una prima fase in cui una fase iniziale di nucleazione, cioè che vuol dire che questa cricca si forma, questo difetto si forma. Da un certo punto in poi, questa cricca comincia a propagare, cioè a camminare all'interno del materiale, fino a raggiungere la rottura in questo punto a un certo numero di cicli. Pertanto quello che è stato fatto nella prova sperimentale è stato proprio questo: applico un carico e vedo quale cicli rompe, mi riporto il numero dei cicli di rottura e riporto un punto su questo diagramma. In genere, poiché il numero di cicli è alto, si tende a riportare il numero di cicli con un logaritmo in base 10. Questo è un logaritmo in base 10, eh? Per cui
dato un applicato un carico, rompa questo numero di cicli, aumento il carico, rompa questo altro numero di cicli, che è più piccolo, aumento ancora il carico, rompa questo numero di cicli, che è ancora più piccolo. Unisco i punti sperimentali con un'interpolazione e ottengo quella che si chiama curva di Wheeler. Tenete presente che io qui l'ho semplificata la cosa, non è proprio così semplice perché c'è un certo scatto sperimentale. In realtà, se io provo 5-6 provini a un carico, il numero di cicli di rottura potrebbero non essere uguali. C'è un certo scatto sperimentale legato alla fatica. La curva che viene fuori può essere riportata in questo modo, che è la curva di Wheeler, e che adesso commenteremo, e che è fondamentalmente fatta da alcune zone particolari. La prima cosa che è stata notata è questa: al di sotto di un certo valore, di una certa sigma applicata, questo è vero per gli acciai, non per gli allumini, ma poi vedremo come viene trattata questa cosa, a un certo valore, dicevo, del carico applicato, si è visto per gli acciai, per esempio, che non si aveva rottura del previno. Questo valore di carico al di sotto del valore non si riscontravano rotture, è stato definito come limite di fatica del materiale o carico limite del materiale. Non è un limite valido per tutti i materiali, per esempio gli allumini non ce l'hanno, ma si assume in maniera convenzionale, per cui per esempio per rotture superiori ai 18 cicli si assume un certo valore convenzionale del limite di fatica, ma può rappresentare quello che viene chiamato vita infinita del componente. Cioè, che vuol dire? Che se io ho un pezzo meccanico fatto di acciaio e questo è caricato a dei carichi ciclici che non superano mai questo limite, il componente teoricamente non rompe. Se io sto con un valore più in alto di questo limite di fatica, io ho quello che si chiama vita a tempo del componente. Che vuol dire? Per esempio a questo carico, sigma D2, il componente dura questo numero di cicli. Finché sto qui a sinistra il componente non rompe, quando raggiungo questo numero di cicli il componente rompe. Tenete presente che ci sembra un certo scatto sperimentale, però insomma quello è il significato della curva di Wheeler. A questo carico, questo è il limite. C'è poi una zona che è quella di fatica oligociclica, cioè il numero, a basso numero di cicli, che è vicina al carico di serramento, di cui noi al momento in questo corso non ci occupiamo, lo vedrete per chi fa la specialistica nel corso di costruzione di macchine, perché richiede una trattazione un pochino più complessa. I fenomeni sono identici, però lì siamo vicini allo snervamento e quindi bisogna ragionare in maniera diversa. Noi fondamentalmente di cosa ci occuperemo? Di dimensionare, progettare un pezzo meccanico o a vita infinita, cioè che stia nella zona verde, oppure che abbia una certa durata. Esempio, se dico che la vostra molla dell'ammortizzatore va cambiata dopo 200.000 km è perché ho verificato che dopo 200.000 km potrebbe rompere per fatica. Quindi ve la faccio cambiare prima che questo fenomeno si verifichi, per evitare danni ulteriori alla vettura. In genere questo è molto usato soprattutto in campo aeronautico, ma anche in campo meccanico io devo sapere qual è la durata del tempo. Forse avete visto il disegno qualcosa sui cuscinetti, sulla durata dei cuscinetti, noi lo riprenderemo, in cui per esempio i cuscinetti devono essere garantiti per una durata di 1.000.000 di cicli, quindi 1.000.000 di applicazioni del carico. Per cui noi ci occuperemo sostanzialmente di questa zona verde e di questa zona blu, cioè della progettazione a tempo del componente, verifica del tempo di durata del componente e progettazione eventualmente più infinita.
Per gli acciai questa zona in realtà ha un valore convenzionale di 10 alla 6, 10 alla 7 cicli, cioè 1 milione, 10 milioni di cicli. Per gli allumini questo limite, come vi dicevo, non c'è, viene assunto in maniera convenzionale. Qui ci sono alcuni esempi. Qui quello che vedete è una scala semilogaritmica. Questa invece è una scala doppio logaritmica. Si possono rappresentare tutte e due. In genere si può utilizzare perché in questo modo si linearizza questa curva di Weber, questa qui, questa parte che a me interessa. Se io vado in un diagramma doppio logaritmico, questa mi diventa una retta, quindi diventa di più facile trattazione. Dal punto di vista sperimentale, vedete, c'è un certo scatter. Quindi la curva di Wheeler che io vado a considerare è una curva comunque che media i risultati sperimentali, o se volessi stare in sicurezza prendo una più bassa. Potete trovare entrambi tutti e tre i tipi di diagramma, quello lineare logaritmo, logaritmo, logaritmo. I dati sono gli stessi, quelli rappresentati qui e qui sono gli stessi, è cambiata solo la scala. Dal punto di vista pratico, quello che possiamo fare è utilizzare una curva di Wheeler semplificata. In maniera convenzionale, quando io per esempio non ho molti dati sul materiale, se io riesco a fare la prova di flessione rotante, io la curva di Wheeler ce l'ho. Ma supponiamo che io ho un acciaio del quale conosco soltanto il carico di rottura, il carico di serramento e il limite di fatica, ma non ho altri dati. O a volte il limite di fatica neanche lo conosco. Posso costruire una curva di Wheeler semplificata in questo modo. Mi fisso il carico di rottura a un valore convenzionale di 1000 cicli. Sullo scicli troverete che a questo sigma R c'è un coefficiente moltiplicativo di circa 0,9, cioè lo prendo, per stare in sicurezza lo prendo un pochino più piccolo a seconda della durezza del materiale. In questa fase non mi interessa, cerchiamo di costruire una curva semplificata che mi possa dare un'indicazione del comportamento a fatica del componente quando vado a progettare. Poi le finezze in relazione al materiale utilizzato li vediamo dopo. Dicevo, io scelgo un carico di rottura a circa 1000 cicli, conosco il limite di fatica e per convenzione lo metto a 1 milione di cicli. Su altri testi trovate 2 per 10 alla 6, su altri testi addirittura trovate 10 alla 7. Utilizziamo al momento 10 alla 6, 1 milione di cicli. Cambia poco nel ragionamento che faremo, significa semplicemente spostare questo punto un po' più qua, ma viene sempre una retta con una certa pendenza e una retta orizzontale. Questo perché? Perché si è visto per gli acciai, per esempio, che quel rapporto limite di fatica su carico di rottura è circa 0,5. Cioè il limite di fatica degli acciai è grosso modo circa la metà del carico di rottura. In generale in realtà è un valore compreso tra 0,3 e 0,5, ma se non avete dati, per esempio vi viene dato un materiale di cui non conoscete i dati sulla fatica, per una progettazione di primo tentativo potete assumere che il limite di fatica è circa la metà del carico di rottura del materiale. Questo vi consente di avere, con diagramma doppio logaritmo, logaritmo di n e logaritmo di sigma, sempre in base 10, una curva di Wheeler semplificata. Cioè io non ho fatto altro che, invece di costruire una curva di questo tipo, mi sono andato a ricavare una curva di questo tipo semplicemente con due punti, il carico di rottura e il limite di fatica, e quindi mi viene una curva di questo tipo. In generale l'equazione della curva di Wheeler è quella che vedete riportata sopra. Cioè un generico punto sigma del carico per il numero di cicli che comporta il collasso a quel carico è uguale a un coefficiente K con uno su M, dove K e M sono costanti del materiale.
variano in funzione del materiale. Facendo dei semplici passaggi che vedete riportati qui, posso esprimere quella equazione in questo modo. Per cui posso dire che la sigma a cui collassa un componente è uguale a un certo parametro A per il numero di cicli a rottura quella sigma elevato B, o viceversa, il numero di cicli a cui ho rottura, per cui il mio componente rompe è dato dallo scarico applicato in funzione di due parametri A e B, che sono parametri del materiale. Questa è la curva di Wheeler nel diagramma lineare. Nel diagramma logaritmico non ho una curva espressa in quel modo, ma ho due rette. Chiaro? Vedremo come esprimerle. Dovete scrivere ancora? Ok. Ribadisco il concetto, questo K e questo R sono funzioni del materiale che stiamo considerando, perché rappresentano le pendenze della curva, e la curva è ricavata per interpolazione dei dati sperimentali. Qui ho riportato alcuni limiti di fatica dei materiali. Vedete quello che vi dicevo prima, io ho utilizzato nella curva semplificata il valore 10 alla 6, ma per gli acciai al carbonio può essere 10 alla 6, 10 alla 7 è il numero di cicli corrispondente al limite di fatica. Per gli acciai legati è meno netto, ma può essere anche 10 alla 8, per gli acciai a resistenza elevata non si può. Le leghe di alluminio non li presentano, lo assumo in maniera convenzionale. Per altro tipo di leghe ha un valore più elevato. Generalmente però per questi materiali per i quali io non riesco a trovare dei valori lo assumo. Vi faccio vedere una curva che forse è più chiara di quello che avete visto. Anche questa è presa dallo Shigley. Sono le curve semplificate che avete visto con diagramma doppio logaritmico. Abbiamo questo tratto di propagazione a fatica, cioè vuol dire che applicato un carico qui, quando raggiungo questo numero di cicli rompo, sotto la curva orizzontale ho il limite di durata del componente, cioè il componente non rompe. In funzione del materiale, vedete, l'alluminio non presenta quello che si chiama il ginocchio di fatica, vedete, il secondo tutto. Gli altri materiali lo presentano in numeri di cicli diversi. Solitamente noi utilizzeremo nella nostra progettazione quella curva semplificata che vi ho fatto vedere, in cui assumiamo questo come limite per il numero di cicli, e la sigma limite di fatica sarà quella che verrà fuori dal materiale. Per gli acciai, quello che vi dicevo prima, o meglio per le leghe ferrose, è stato visto che il limite di fatica, cioè il rapporto tra il carico di rottura e il limite di fatica, è compreso tra 0,3 e 0,5. Questo è il limite di fatica, sullo scile indica con S, l'avevo già detto, e questo è il carico di rottura. È compreso tra 0,3 e 0,5, noi in genere assumiamo il valore di 0,5. In questo modo quanto abbiamo? 3 ore oggi, vero? Fino alle 2? Sì. Ho cambiato l'ora, sì. Allora, vi dicevo che per quanto riguarda
quella curva semplificata che avete visto, io la posso scrivere in questo modo. Logaritmo di n, logaritmo di sigma. Allora, le informazioni che io ho in genere sono il carico di rottura del materiale, metto sigma r, ma ovviamente è il logaritmo di sigma r, eh? Questo è il logaritmo di sigma r. E questo è il logaritmo di 10 alla 3 in base 10, quanto vale? 3. Okay. Questo è sigma limite di fatica e questo è 10 alla 6. Quindi io quello che conosco lì è chiamata ampiezza limite o limite di fatica, è la stessa cosa, lì è indicato con la L o LF, è la stessa cosa, è il limite di fatica, chiaro? Quindi io ho due punti di questa curva semplificata che io posso costruire unendo questi due punti e questo. Quindi ho due rette, questa e questa. Quello che io voglio trovare è l'equazione di questa retta. Vi ricordate la retta passante per due punti? Lì è stato fatto questa cosa. Questo punto qua ha coordinate 1, 2. Il punto 1 ha coordinate logaritmo di 10 alla 3 e logaritmo di sigma r. Il punto 2 ha coordinate logaritmo di 10 alla 6 e logaritmo di sigma ampiezza limite. Usiamo lo stesso simbolo che ho usato lì sulle slide, ampiezza limite. È la stessa cosa, potete lasciare anche sigma l. L'importante è che sappiate che è il limite di fatica. Su alcuni testi tipo lo Scibile, qui troverete un coefficiente moltiplicativo 0,9 che vi mette maggiormente in sicurezza. Quindi a questo punto io devo scrivere la retta passante per questi due punti. E l'equazione che io ho disponibile è questa qui, generica, giusto? La devo applicare nei due punti, scritta ovviamente in termini di logaritmi. Se io questa la scrivo come logaritmi, cioè la riporto in un diagramma logaritmico, devo fare il logaritmo di sigma f è uguale il prodotto, il logaritmo del prodotto lo posso scrivere come la somma dei logaritmi, quindi scrivo il logaritmo di A più il logaritmo di NF, l'esponente, il logaritmo di NF elevato a B lo posso scrivere come B che moltiplica il logaritmo di NF, perché l'esponente viene a moltiplicativo. Quindi questa equazione qua scritta nel diagramma doppio logaritmo è questa qui. Adesso vado ad applicare le mie condizioni al contorno dei due punti. Prima ci metto le condizioni del primo punto. Come faccio? Al posto di questo devo mettere sigma rottura e al posto di questo devo mettere 10 alla 3. Quindi questo viene 3 in realtà, 3D, giusto? Secondo punto, qui ci sarà il sigma ampiezza limite, il limite di fatica della materia. E qui ci sarà 10 alla 6, cioè 6D. Facendo sistema di queste due equazioni, la prima scritta per il punto 1, la seconda scritta per il punto 2, ottengo i valori di A e di B. Questo φ che vedete qui non lo considerate, non lo mettete nelle formule che state scrivendo sui vostri appunti, perché è un fattore correttivo che si trova in certi testi in funzione della durezza del materiale. L'ho lasciato perché lo trovate quando andate a studiare. In realtà fate finta che sia un 1, quindi non c'è quel fi che vedete. È un fattore correttivo per, in favore della sicurezza.
Nell'applicare queste considerazioni, questo mi consente di trovare che cosa? Nota questa equazione, io come faccio a trovare A e B? Con queste due formule, in cui non c'è il phi. Attenzione, se questo limite di fatica non è 10 alla 6, ma è 10 alla 7, questa non potete usarla così, perché non vi viene un terzo qua sotto. Perché viene un terzo qua sotto perché il logaritmo di 10 alla 6 è 6, ma il logaritmo di 10 alla 7 è 7. Quindi quando fate il sistema di questo con la prima, non viene più un terzo qua sotto, ma viene un altro. Quindi prestate attenzione al valore del numero di cicli al sigma limite di fatica che vi compete.